Krishnamurti ci troviamo davanti a una festa di appello, la messa di Bolsena, dipinta nel 1512 per decorare le loge vaticane. La scena rappresentata la figura di quello che dalla Chiesa viene considerato come uno dei miracoli eucaristici avvenuti durante la storia del cristianesimo. La vicenda di questo fatto forse può conoscere e ora come magna consuetudine andrà a descriverla. Secondo il racconto di Gian Giuseppe Tomasardi in Nell'ostia consacrata, tratto dal segno dell'esorcista di padre Gabriele Amor e Paolo Rodari, pigmente editore. La beata Giuliana ricevette una confidenza da Gesù stesso. Io desidero nella mia chiesa una festa particolare in onore della Santissima Eucaristia. La beata riferì il valore rivelato da Cristo al suo confessore, padre Giacomo Pantaleone di Troes. Il sacerdote scortò, ma non poteva fare niente per andare incontro al desiderio di Gesù. Dio però permise che questo sacerdote divenisse Papa e che da Papa potesse attuare il disegno di una festa speciale eucaristica da celebrarsi in tutto il mondo. Il Papa prese il nome di Urbano IV. Quando venne fatto che sopra l'altare si trovava la rocca di Orvieto per difendersi dalle vessazioni di Manfredi di Svevia. In quel tempo un sacerdote della Boemia era sotto l'incubo di una potente tentazione, per quanto facesse non riusciva a liberarsene. Il demonio con frequenza gli suggeriva la consacrazione che tu credi di compiere nella messa non è valida, l'ostia che assumi ogni giorno non è il tuo Dio, la tentazione ingigantiva sempre più, fino a far deperire nella salute sacerdote. Questi, non sapendo più a quale rimedio pigliarsi, vuole fare un pellegrinaggio dal Boemia a Roma per ottenere la grazia con l'intercessione di San Pietro e di San Paolo. Nel viaggio fece una sosta a Bolsena e qui c'è la messa, precisamente nella chiesa di Santa Cristina. Consacrò liberamente il pane e il vino, dopo la lezione del Padre Nostro. Appena ruppe l'ostia, si accorse che i due pezzi principali erano diventati carne e il terzo era rimasto semplice ostia. Il suo stupore accrebbe di più quando vide uscire da viva carne un'abbondanza di sangue, il calice riceveva sangue e quasi si riempiva. Tremante davanti al miracolo, la cosa corporale, il pannicello di vino bianco mi ha invitato che il sacerdote sceglie sull'altare per portarvi il nostro calice che simboleggia il lenzuolo dove fa morto il corpo di Gesù quando, deposto dalla croce, fu messo nel sepolcro. Impopolando gli ordini dell'altare, il pavimento della chiesa rinchiuse tutto in un armadio, sapendo che il Papa
Sizi varanlar için ya oluyor. Andasmışa suariye döndürdü. Uvan kaza sordun Domo Dio Vesto.